Carissimi amici di News Biella, vi giunga il mio cordiale augurio di buona Pasqua. Stiamo tutti quanti vivendo con apprensione questi momenti di emergenza a motivo della diffusione del virus pandemico. Sono momenti certamente difficili per tutta quanta la nostra gente, per la nostra terra. E data questa emergenza, la stessa gioia della Pasqua rischia di essere offuscata. Allora non sembrano inappropriati gli auguri di buona Pasqua. Perché? Perché proprio del mistero stesso e di questo grande evento che la Chiesa, che come cristiani celebriamo, la Pasqua del Signore, che c'è la radice della nostra speranza. Mentre siamo vicino e ringraziamo tutti coloro che in prima persona stanno soccorrendo, stanno assistendo gli ammalati, mentre siamo vicino alle famiglie che patiscono per la malattia dei propri cari, mentre siamo vicino anche alle famiglie che hanno perso un proprio caro a motivo di questo contagio, della diffusione del virus, dobbiamo anche dire che vogliamo rimanere saldi nella speranza e portare il nostro contributo. Contributo che c'è e che ne cogliamo ogni giorno da parte della nostra gente. Pensiamo anche a quanta opera di volontariato e quanto bene stanno compiendo medici, infermieri, operatori sanitari, alle responsabilità anche delle autorità pubbliche che sono chiamate a prendere decisioni importanti per il benessere e per la salvaguardia della salute di tutta quanta la comunità. Vorrei anche rivolgere un saluto speciale a tutte le famiglie e a tutti coloro che, a motivo del contenimento, del distanziamento sociale, siamo costretti a vivere più ritirati. Abbiamo paragonato un po' questi giorni, questo tempo della Quaresima, quasi a un lungo ritiro spirituale, che normalmente i religiosi e i cristiani compiono proprio nei tempi forti della propria vita. Ebbene, siamo giunti ormai alla celebrazione della Santa Pasqua. Possa il grande annuncio pasquale, il canto dell'Alleluia, la gioia della Pasqua che il Signore è risorto, essere il principio di un'alba nuova, portatrice di speranza, di aiuto, di gioia, di solidarietà per tutti quanti. E questo allora è davvero l'augurio che di cuore rivolgo a tutti voi, gli ascoltatori, i visualizzatori che seguono News Biella, l'augurio che rivolgo a tutta quanta la nostra comunità, con un ringraziamento anche proprio agli operatori di News Biella per il loro servizio prezioso di informazione per tutta quanta la nostra comunità e il nostro territorio. Auguri di buona Pasqua.